Benvenuti a tutti, se non avete capito il programma ve lo dirò ancora una volta, il fatto è una rubrica di commento giornalistico di Sipario TV, già chi mi conosce per tutta Firenze e per tutta la Toscana, io sono sempre Gabriele Costanza e voi sapete tutto di me. Beh ora tutto, proprio tutto, 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 no, non esageriamo, non esageriamo. Allora, Gabriele, di che cosa vuoi parlare oggi? Qual è la notizia che hai scelto? La notizia che ho scelto è Un viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo. Spiega spiega un po' bene. Di che si tratta? Si tratta degli occhiali, macchina del tempo per i turisti del passato, come erano in Istanbul, la piazza dei Miracoli di Pisa e i fiori mm. imperiali di Roma qualche secolo fa. Sì, ma spiegami un attimo come funziona. Cioè. C'è una macchina del tempo, vuol dire che i turisti vanno, per esempio a Pisa, lì alla piazza dei Miracoli, ed entrano dentro la macchina del tempo e vanno indietro? No, ci sono questi aggeggi. Questi che cosa oggetti? sono questi aggeggi? Questi sono il telefonino e le lenti. Ah, ecco, quindi ti metti degli occhiali, sì. ci attacchi il telefonino e cosa succede? Che tu, come se tu fossi una macchina del tempo. Vai indietro e vedi tutto. Sì. E come funziona? Come fanno a farlo? Te lo spiega anche qui. Eh, sentiamo. Lo smartphone geolocalizza il turista e consente di sincronizzare le immagini con gli spostamenti. Accidenti. E le lenti che fanno? Sugli occhiali a realtà aumentata scorrono le immagini per confrontare il passato con il presente. Ecco, ma che cosa vuol dire re, la, eh, realtà aumentata? Che vuol dire? Cioè, c'è la realtà, e come si fa a aumentare la realtà? Che dovresti ritornare nel passato, siccome oggi eh. siamo nel presente. Giusto, ma praticamente cosa succede? Che eh, questi sistemi con la trasmissione di dati, poiché dentro un computer tu puoi mettere tantissimi dati che hai raccolto precedentemente, per esempio su un luogo, fai conto, la Piazza dei Miracoli, abbiamo detto, ma potrebbe essere un altro luogo, no? il Colosseo, eccetera. Sì. Ci sono tanti disegni che sono stati fatti in passato, si sono fatte delle ricostruzioni, ci sono stati dei film, c'è tutto un lavoro anche archeologico per ricostruire il passato. Allora cosa succede? Che questi lavori che sono stati fatti con molta accuratezza, quindi con le stesse dimensioni, con gli stessi dati, possono essere sovrammessi a quella che è la visione di quello che tu vedi. Esatto. Per, per cui il turista che indossa questi occhiali è come effettivamente se facesse un tuffo indietro e assumesse tutta una serie di informazioni, quindi può vedere delle cose che di fatto non ha di fronte, ma che sono collegate a quelle che ha di fronte. È bello, no? Io vorrei imparare. Beh, eh, è un lavoro, beh, ti, ti ricordi che c'era, tu stesso avevi fatto qualche tempo fa una, un programma ehm, Assassin 2, qualcosa del genere, mi ricordo bene, sì. che era ambientato a Firenze e a Venezia. Sì, giusto? me lo ricordo, Assassin's Creed 2, ecco, Assassin, Altair. Ecco, in cui sostanzialmente più o meno funzionavano nello stesso modo, cioè quello era un gioco. Sì. Però tu avevi un personaggio che era questo l'eroe della situazione, Altair. Altair, che per l'appunto si muoveva nella Firenze medievale oppure nella Venezia dei mercanti e le ricostruzioni erano perfette, e quindi era proprio come essere lì. In, È interessante questo fatto che la tecnologia ti può permettere oggi. Di eh, indagare, di, 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 di fruire anche eh, della realtà in una maniera per l'appunto aumentata. Esatto, e credo che veramente questa volta dobbiamo battere le mani agli esperti della tecnologia che ci fanno questo. Giusto, giusto, Gabriele. Sai che eh, c'è un professore universitario eh, come si chiama? Che si chiama Tito Arecchi, che è un mio amico, il quale mi spiegava tempo fa che i computer sono quello che erano una volta i cannocchiali all'epoca di Galileo, cioè sono strumenti per vedere meglio, cioè in realtà sono come lui diceva delle protesi, per cui eh, da, da che mondo è mondo l'uomo per indagare la realtà ha usato degli strumenti e l'ha fatto? Eh certo che l'ha fatto, perché per esempio per eh, vedere eh, le stelle oppure per osservare meglio la luna tuo occhio nudo arrivi fino a un certo punto se usi un cannocchiale con le lenti giuste puoi vedere molto meglio ecco i computer con la loro capacità di calcolo sono come un cannocchiale sono qualcosa che ti permette di vedere qualcosa ancora meglio anche perché proprio puoi elaborare le immagini puoi ingrandire puoi andare più a fondo ecco perché si parla di realtà aumentata, perché il computer è un po' come uno strumento che ti permette di utilizzare i tuoi sensi, quindi le tue capacità percettive in una maniera ancora più profonda. È interessante questo, no? Certo che è interessante. Tu sai che fanno anche delle operazioni chirurgiche in questo modo? No, le operazioni chirurgiche? Per esempio, questo lo leggevo qualche tempo fa più o meno allo stesso concetto, che hanno fatto delle operazioni eh, mettendo dentro il corpo del paziente un piccolo robot che era in grado di, fare delle, del, di intervenire su un organo con molta più precisione rispetto a quello che poteva fare un uomo con il bisturi, anche con il bisturi laser, anche con tutti gli strumenti che ci sono oggi. Questo piccolo strumentino entrava dentro, e poteva essere, diciamo, eh, indirizzato a fare un certo tipo di intervento. Quindi la tecnologia sta facendo passi da gigante. Certamente. Quindi, senti, qual è il tuo, il tuo commento in sintesi, così, tu che hai scelto questa notizia così, eh, tra turismo e, diciamo, e tecnologia avanzata? Qual è la morale della favola? Il mio commento è questo per sì. la morale della favola di esta notizia. Sì. Il mio cobetto è se a voi vi interessa tanto viaggiare nel tempo per rivedere quello che è successo nel passato di tanti anni fa, se voi non ve lo ricordate, basta che indossate le lenti e il telefonino e farete dei magnifici viaggi. Esatto, così ve li ricorderete per sempre nella storia se voi avete dimenticato tutto. Bene, salutiamo i nostri telespettatori. Arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci alla prossima puntata del Fatto, ma non vi scorderete mai, Gabriele Ostanza, certo, ciao a tutti.